Oggi, martedì 5 dicembre, si è verificato un grave incidente all'alba sulla A4 Torino-Trieste in direzione Torino presso l'uscita di Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone con conseguenze fatali per il conducente del TIR, un giovane di 25 anni originario della Costa d'Avorio. Il furgone era guidato da un uomo di 58 anni che ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato al Niguarda con codice giallo. Le prime indagini indicano che il TIR ha improvvisamente perso il controllo schiantandosi contro un pilone di cemento e speronando il furgone. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e il personale del 118 con ambulanze automediche. Al momento stanno lavorando per la messa in sicurezza della zona dopo il recupero difficile del corpo della vittima, intrappolato nella cabina del TIR.